Ciao ragazzi e benvenuti nel primo video dedicato al progetto del calendario che ho realizzato assieme alla bravissima illustratrice Max Rambaldi. Se non sapete di che cosa si tratta, vi rimando al video di presentazione di questo progetto, perché comunque è bene che lo sappiate, perché come ho detto lì vi accompagnerà per tutto il 2019. Oggi in sostanza esce il calendario di gennaio e trovate subito in descrizione nel primo commento in evidenza il link di Gumroad per poterlo reperire. Il primo protagonista del calendario, quindi l'animale a cui è dedicato il mese di gennaio, è la testuggine gigante dal dorso a sella di Rodriguez. Ho cercato quando possibile, in realtà la maggior parte delle volte no, però quando possibile ho cercato di dare un senso agli accostamenti mese animale. Nel caso appunto di questa tartaruga c'è un accostamento con gennaio che verrà fatto appunto alla fine della sua storia, poi lo vedrete. E ora senza indugio vi lascio alle bellissime animazioni realizzate da Max, mentre io vi racconto qualcosa di più su questa testuggine. La testuggine gigante di Rodriguez dal dorso a sella, nome scientifico Cylindraspis vosmeri, era originaria di Rodriguez, un'isoletta dell'arcipelago delle Mascarene, e diffusa solo lì. Parlando del suo nome, il genere Cylindraspis vuol dire scudo a cilindro, in riferimento alla forma del suo guscio. L'epiteto di specie, vosmeri, gli fu dato in onore di Vosmer, un naturalista olandese, quindi il suo nome significa guscio a cilindro di Vosmer. Era lunga 80 cm e pesava 45 kg circa. Era sellata, cioè presentava il bordo anteriore del carapace, ovvero la parte superiore del guscio, rialzato a forma di sella per l'appunto. Poteva così sollevare maggiormente la testa e brucare erbe più alte di quelle che riusciva a mangiare la sua parente testuggine gigante di Rodriguez a cupola, ovvero la Cylindraspis peltastes, che era lunga circa 45 cm e aveva il dorso a cupola. Per questo si nutriva di erbe basse. Le due specie, originariamente molto simili, si adattarono così a dividersi la vegetazione disponibile sull'isola, insomma. Studi fatti sul DNA mitocondriale ci dicono che il genere Cylindraspis, che contiene almeno 5 specie, ha avuto origine da una specie che dal Madagascar colonizzò le Mauritius, probabilmente via mare. Tutte le specie di questo genere vivevano tra le isole Mauritius, Rodriguez e Reunion, e sono tutte estinte. La popolazione originaria per prima arrivò alle Mauritius, differenziandosi in forme col dorso a cupola e col dorso a sella, e queste ultime colonizzarono prima Rodriguez, differenziandosi ulteriormente in forme a cupola e forme a sella, e poi per ultime colonizzarono Reunion, l'isola che si era formata per ultima. François Leguat, un naufrago ugonotto, ci dice che queste isole erano piene zeppe di tartarughe. Nel suo diario riportò che ci sono talmente tante testuggini di terra su quest'isola che a volte se ne vedono dei branchi di 2-3 mila individui. Così si possono fare più di 100 passi camminando sulle loro schiene e senza mai toccare terra con i piedi. Si radunano di sera in luoghi abbastanza oscuri e stanno così vicine che uno potrebbe credere che il posto sia pavimentato coi loro gusci. Diceva che la nostra Cylindraspis vosmeri pesava circa 45 kg e ne decantava la carne, in particolare il fegato, che era così delizioso che, a detta sua, sembrava essere sempre già condito. Malgrado la cattura occasionale di testuggine di Rodriguez da parte dei pirati e alcune navi olandesi, fu solo dopo il 1708, con le pubblicazioni delle memorie di Leguat, che l'isola iniziò ad essere considerata una riserva di carne per le flotte francesi e inglesi. Le navi cominciarono a recarsi là regolarmente per portar via tutte le testuggini che riuscivano a trasportare. Nella vicina colonia, sull'isola di Reunion, le tartarughe erano già più rare e i branchi di Mauritius a questo punto si erano probabilmente già estinti. Sull'isola di Rodriguez i coloni dovettero rispettare un limite massimo fissato di rettili da catturare fino a che il bestiame introdotto non fosse aumentato. Quando nel 1730 accadde la colonia, la Compagnia delle Indie Orientali limitò addirittura le navi in rotta per l'India e decretò che gli abitanti di Mauritius potevano catturare le testuggini solo nei piccoli isolotti a nord, le isole Flat e Round. Così recitava il provvedimento: è vietato ai capitani inviare barche per catturare testuggini senza informare i comandanti dell'isola e dichiarare il numero di cui hanno bisogno. La società cercava disperatamente di far durare quelle riserve di carne fino a che non fosse stato costruito un porto di scalo nell'Atlantico, ma purtroppo tutti quei provvedimenti non furono rispettati. Quando Mahé de la Bourdonnais arrivò sull'isola in qualità di governatore generale di Mauritius e di Reunion, scoprì che proprio le navi della compagnia erano le peggiori saccheggiatrici.
L'introduzione poi di specie aliene domestiche portate dall'uomo, che iniziò a danneggiare i nidi di queste tartarughe e a competere con loro per il cibo, di sicuro non giovò alla salute della specie. La Bourdonnais ricolonizzò l'isola di Rodriguez con un gruppo di soldati e di schiavi. Tentò di raccogliere le testuggini rimaste e di trasportarle su Mauritius. Mandavano circa 10.000 testuggini ogni anno, con dei carichi navali che a volte superavano le 6.000 unità. Sfortunatamente però, durante il trasporto morivano molto spesso i tre quarti del carico. L'ultimo grosso trasporto venne effettuato nel gennaio del 1768, quando salpò la nave chiamata Heure, con a bordo 1215 testuggini dal dorso a sella. Nel 1791 moriva su Rodriguez l'ultimo soprintendente dell'isola, Jean de Vagny, poco più che un naufrago che sostanzialmente dipendeva per il cibo per sé e per i suoi due schiavi, soprattutto dalla generosità delle navi visitatrici. Infatti le testuggini se n'erano andate e con loro anche l'interesse della Francia per Rodriguez. Le ultime due testuggini del luogo furono avvistate nel 1795 in fondo ad un burrone. Le testuggini giganti che vediamo oggi alle Mauritius sono discendenti delle testuggini giganti di Aldabra, ovvero le Aldabra Kelis Gigantea, prese da Aldabra e portate lì. Il ruolo originario di queste tartarughe, infatti, non era certo quello di fare da riempipancia ai marinai. I loro grandi branchi svolgevano un ruolo fondamentale nell'ecosistema di Rodriguez, contribuendo a rigenerare la foresta. Oltretutto disperdevano con le feci i semi degli alberi e contribuivano a tenere pulito il terreno della foresta e le pozze d'acqua, limitando l'espansione di alcune piante. E quindi questa è l'illustrazione finale fatta da Max. La trovo spettacolare. Tra le altre cose, come vi dicevo nell'altro video, secondo me è riuscita a dare perfettamente il mood un po' malinconico che c'è dovuto al fatto che appunto queste specie sono scomparse per sempre per nostra colpa. Piccolo rimando malinconico a questa storia, non so se vi siete resi conto che l'isoletta dove sta questa tartaruga in realtà è il cranio della tartaruga stessa, insomma. Doveva essere un bello spettacolo, questo rettile, vederlo in vita, però ahimè ad oggi non ce la possiamo togliere questo sfizio. Vi ricordo, il calendario lo trovate su Gumroad, trovate il link in descrizione e nel primo commento in evidenza. È dicembre ed è uscito il video di gennaio, quindi il prossimo gennaio uscirà il video di febbraio e così via fino a novembre prossimo praticamente. Seguite me e Max su tutti i nostri social, quindi Instagram dove mettiamo le storie eccetera di quelle che facciamo, Facebook dove abbiamo le corrispettive pagine, ovviamente anche il canale di Max, insomma trovate tutto in descrizione e nel primo commento. Fateci naturalmente sapere se avete preso questo calendario e lo avete gradito, nel senso, come vi dicevo, le feste saranno tutte a tema naturalistico, quindi insomma, chissà quali saranno quelle di gennaio, ve lo dico, non sono tante, ma nei prossimi mesi ce n'è un botto. Quindi con questo progetto ci vediamo a gennaio e forse ci vediamo a gennaio in generale, perché onestamente non so se ricaricherò qualcosa di qui a fine anno. A parte nomi bestiali, quello ci dovrebbe essere. Comunque colgo qui l'occasione per farvi i miei più sentiti auguri. Mi raccomando, passate un bellissimo Natale, chiudete l'anno in bellezza e apritelo con ancora più bellezza, Vabbè. Naturalmente seguiteci, appunto, se volete sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube trovate il link in descrizione per poterlo fare. Quindi niente, grazie ancora e auguri a tutti. Thank you.